Caro Luca De Filippo, esimio signor Luca De Filippo, sono un barbiere di Torre del Greco. Ho una grande passione per il teatro e ho deciso. Chiudo il salone e mi metto a fare l'attore. Le scrivo per chiederle se è possibile fare un provino con suo padre, il grande maestro Edoardo De Filippo. La ringrazio anticipatamente in attesa di una cordiale risposta. Ciro Bertolini. Via Posillipo, via Posillipo 20. Caro Ciro, ho letto la tua lettera. Se vuoi possiamo incontrarci a casa mia e di mio padre martedì 10 giugno alle 4 del pomeriggio. L'indirizzo è via Posillipo 20. Cordiali saluti, Luca De Filippo. Direttoso Bertolini, ma questa verrà vicina, un teatro m'emoziona, ma me manco più vessone, non funziona, proprio vino, sono pronta stamattina, che già si m'ha finita mano, poi m'abbraccia pure l'aria. Vino, vino, frate, vino, vino, frate, vino, vino, frate. Guardo l'orologio ogni minuto, ma faccio dei cappati, ma un coppa sa giù. E penso che non ci ho mai comunicato l'amore per teatro, o quello che scrivevo. E mi mettevi scuro, e dicevo che ogni giorno guardavo con me, tra gente e qualche sceneggiato in da televisione. Volevo farlo attore, però non lo dicevo. A roba che sentivo frase con me, all'età tu già guadagnavo. Mare che non mi stira, che ieri hanno arrestato a Peppa a Basso Vico. O frate l'ha tradito, trovate una fatica, trovate una fatica, trovate una fatica. Scusate, questa è la villa di Edoardo? Sì. No, perché io c'ho un appuntamento con Luca De Filippo e non trovavo il campanello per farmi aprire il cancello. Ah, te li dà appuntamento con Luca De Filippo? Sì. Io sono con il trattore e si Carmelo. O sto portando la pasta o furno. Venite qui. Grazie. Direttoso Bertolino, ma volesse verrà vicina, un teatro m'emoziona, ma me manco più vessone, non funziona, proprio vino, sono pronta stamattina, che già si m'ha finita mano, poi m'abbraccia pure l'aria. Vino, vino, frate, vino, vino, frate. Sentite, ma voi veramente lo tenete l'appuntamento con Luca De Filippo? Certo che lo tengo. No, perché io vi devo dire quello che è successo la settimana scorsa. La settimana scorsa passo per innanzi al cancello e trovo a chi non l'ha uno curtulil, sì, un musicante importante. Come si chiama? Ma non mi viene un nome. Ah, chi che ha fatto quella canzone? Beh, bellissima. Piglio cana, chiappo cana, capro cano, cano, cano. Piglio cana, chiappo cana, capro cano. Ma voi state parlando del grande maestro? Sì, proprio lui. Io stavo andando al cancello e mi ha detto che stai a Villa d'Eduardo. E ha detto sì. No, perché io tengo un appuntamento, ma questo, ma non trovo il campanile. Ah, non, va bene, non fa niente, venite con me, mo porti a tuo maestro. Chi lo vuole roba, Edoardo mi chiama, mi dice Raffè. Ah, la prossima volta sta gente mi ha portato giù. Niente di meno? Niente di meno, sì. La faccia del bicarbonato di sodio. Perciò non mi facete fare brutte figure. Io ci tengo per Edoardo. Voi ottenete l'appuntamento? No, io l'appuntamento ce l'ho.
Non vi dovete preoccupare, se volete vi faccio leggere la lettera che mi ha spedito Luca De Filippo. No, non voglio leggere niente. Voi tenete l'appuntamento. Ce l'ho l'appuntamento. Buongiorno, sono Raffaele. Hai portato la pasta al forno. Ah, Raffaele, tra. Madonna mia, che stai a uscire, Edoardo? Ah, qua ci sta pure un giovanotto che può parlare con voi. Si chiama Bertolino. Bertolini? E chi è sto Bertolini? Ah, Ciro Bertolini, c'ha appuntamento con me. Ciao, tu sei Ciro? Sì. Come stai? Bene. Piacere, Luca. Piacere mio, grazie. Andiamo sul terrazzo, così ti presento a mio padre. Sì. Madonna mia bella, ora conoscerò Edoardo, il grande Edoardo. Finalmente è arrivato per me il momento di conoscere il grande Edoardo. E ora come lo chiamerò? Direttore? No, no, tutti lo chiamano direttore, no, direttore è troppo usuale, cerchiamo di distinguerci. Commendatore? Ah, no, commendatore no, quello è comunista, non gli piaceranno le onorificenze. Senatore, ecco, sì, senatore De Filippo. Papà, ti presento Ciro Bertolini, quell'attore che ci ha scritto la lettera. Piacere. Signor De Filippo? Maestro, io sono mortificato. Io faccio schifo, io sono la schifezza dell'umanità, maestro, io non so che fare, se mi permettete, mi vado a mangiare una coppa bascia. Pono poche caffè. Vieni con me, parliamo un poco. Mai pensare e mi trovare annanzi a te, tutte parole preparate sono carute, siamo caffè. Papà, Bertolini se ne va e ti saluta. Arrivederci, direttore, cioè senatore, cioè arrivederci. Ah, sentite. Dite. A prossima volta. Sì? Mannata una fotografia. Direttore su Bertolini, ma volesse verrà vicino, un teatro mi emoziona, ma mi manco professore, non copione, popolo vino, sono pronta stamattina, che già si massignita male, poi mi abbraccio pure l'aria. Vino mio frate, vino mio frate, vino mio frate, guardo l'occhio.
veloce ogni minuto. Ma faccio decappato, manco a passa giù. E penso che non ci ha mai comunicato l'amore poteato, o quello che scrivevi. E mi mettevi scuro e dicevi che ogni giorno guardavo commedie, tragedie e qualche sceneggiata in da televisione. Volevo far l'attore, però non lo dicevo. A roba che sentivo frasi con me, all'età tu già guadagnavo. Mare di un mestiere, carriera hanno arrestato a Peppa a Basciovica. O frate l'ha tradito, trovate una fatica, trovate una fatica, trovate una fatica. A Redo Vico mi appisce ogni giorno, ma io sono un'altra cosa perché tengo un suono. Ogni momento penso palcoscenico e a scena levo panica innanzi a chi sorge. Che vedo una parola bella in danno spicci. Se tu su Bertolino, vado lì sopra vicino. O teatro m'emoziona, ma me mando professore. Non voglio una popo vino, sono pronta stamattina. Che già si m'ha finita male, poi m'abbraccio pure l'aria. Se fuso motore, ma rindo cuore a speranza non muore. Ma muovo, picciò stasera scrivo direttore. Una grande lettera mi sovrassona che mi gira attorno. Ma un fondo mara calma e tutti i giorni torna a ripetere. Che ogni capo è come il tribunale Santa Maria Capo a vedere e non si può competere. Si mi diverse perché si speciale. E un male trase quando rimanimmo solo l'arte o passaporto può futuro. O saccia quando era creatura. Mi si tortura in un professore a scuola che non mi capiva. Nessuno che spendeva due parole buone. Giocavamo a pallone sotto sole e facevano i guai solo per ci favorì. A qualcuno che passava e diceva fratesto insieme a te. Tengo un'età ma non m'ha già scordata. Ha già vinciuto una vita che m'ero condannata e mo so che. Io uso Bertolino, va volesse per la vicina. Sì, o sì. Teatro m'emoziona, ma me mando professore. Sì, non sì. Voglio una popo vino. Sono pronta stamattina, sì, che sì. Già si m'ha finita male. Poi m'abbraccio pure l'aria. Vicina, o teatro m'emoziona, ma me mando professore. Non voglio una popo vino, sono pronta stamattina, che già si m'ha finita male, poi m'abbraccio pure.